Uno degli elementi più interessanti di Inkscape è l'utilizzo del formato SVG. Ogni file, ogni disegno che facciamo è infatti tradotto in questo linguaggio, un linguaggio XML, formato standard gestito e sviluppato dall'organizzazione che definisce gli standard per il web e che ha diversi aspetti di particolare interesse. Uno di questi è ad esempio il fatto che ogni disegno, ogni file SVG è direttamente leggibile, interpretabile, quindi possibile vedere attraverso i principali browser che si utilizzano per la navigazione sul web. Un altro aspetto di particolare interesse è il fatto che è possibile implementare il disegno di funzionalità proprie della programmazione, quale l'interattività o la dinamicità. Dall'interfaccia di Inkscape è possibile visualizzarne il codice utilizzando l'editor XML. Ogni entità che disegniamo, ogni proprietà che definiamo, sarà quindi riscontrabile in questo codice ed eventualmente anche modificabile. Attraverso questa visualizzazione avremo quindi la possibilità di leggere, ma anche selezionare o modificare le singole entità che compongono il nostro disegno. Si tratta in qualche modo di una modalità ulteriore per visualizzare, le entità presenti nel disegno, una sorta di albero che ci consente di gestire questa entità non solo per via grafica, ma anche in forma logica e strutturata. Le modifiche che possiamo fare agli oggetti attraverso l'editor XML sono molto spesso analoghe a quelle che possiamo fare attraverso gli altri strumenti di Inkscape. Ad esempio, è possibile modificare il colore di un oggetto variandone la proprietà corrispondente. Ma sarà anche possibile, ad esempio, modificarne l'ordine. Questo corrisponde a cambiare l'ordine di visualizzazione degli oggetti. Questo è tuttavia possibile anche attraverso l'uso dei comandi dedicati presenti sulla barra delle opzioni dello strumento selezione, attraverso cui sarà possibile far aumentare di livello le singole entità, o portarle in cima o in fondo alle altre. Come tutti i programmi di grafica, esistono degli strumenti utili a organizzare il file e le entità presenti. In particolare su Inkscape si utilizzano i gruppi, ovvero è possibile selezionare più oggetti e raggrupparli.
possibile farlo sia attraverso il menu Object Group o attraverso il comando di scelta rapida Ctrl G. In questo modo le entità raggruppate possono essere gestite come se fossero un'unica entità. Sarà quindi possibile spostarle insieme, scalarle o rotarle simultaneamente, ma sarà anche possibile modificarne le proprietà cromatiche, ad esempio, modificandone il riempimento, il contorno e altre proprietà. Per rimuovere il raggruppamento è possibile richiamare il comando dal menu Object o utilizzare la combinazione di tasti Shift Ctrl G o da tasto destro, e questo vale anche per il raggruppamento, scegliere il comando Ungroup. Se vogliamo modificare un oggetto contenuto all'interno di un gruppo, ci sono diverse modalità per farlo. Ad esempio, si può fare un doppio clic su una delle entità contenute. In questo modo si entrerà temporaneamente in uno spazio che è quello del gruppo e si potranno fare le necessarie modifiche. Per uscire dal gruppo basterà fare un clic su un oggetto esterno adesso, o in mancanza fare un doppio clic in un punto vuoto dell'area di disegno. Come è possibile vedere, i gruppi sono tradotti nel codice SVG in oggetti di tipo G, caratterizzati dal marcatore SVG due punti G, appunto, per gruppo. Da questo è possibile selezionare direttamente i singoli oggetti in esso contenuto. È bene notare che è possibile nidificare i gruppi. Selezionando un gruppo ed altri oggetti sarà quindi possibile raggrupparli in un gruppo padre. Per modificare quindi un oggetto contenuto in un gruppo contenuto a sua volta in un ulteriore gruppo, sarà necessario fare più volte la procedura del doppio clic per riuscire a raggiungere l'oggetto desiderato. Ovviamente è possibile dall'editor XML muoversi direttamente verso l'oggetto da modificare. Oltre ai gruppi, è possibile utilizzare quale sistema di organizzazione delle entità anche i layer. Quando apriamo un nuovo file, è presente un layer iniziale su cui verranno depositate tutte le entità che disegneremo. È possibile creare un nuovo layer dalla finestra dedicata, raggiungibile dall'icona presente nella toolbar principale o dal menu layer. È possibile quindi creare un nuovo layer cliccando sul tasto più. Per spostare un oggetto all'interno di un nuovo layer è necessario cliccare col tasto destro del mouse su di esso e richiamare il comando Move to Layer, scegliendo il layer corrispondente. A questo punto ogni oggetto mostrerà, al momento in cui questo viene selezionato, mostrerà il layer di appartenenza.
Selezionandolo preventivamente è anche possibile creare delle entità direttamente giacenti sul nuovo layer. È interessante notare come i layer sono interpretati dal formato SVG esattamente come sono interpretati i gruppi, ovvero attraverso il marcatore G. Questo vuol dire che la gestione dei layer è assolutamente analoga a quella dei gruppi. Ad esempio, spostando un layer al di sotto degli altri layer, tutti gli oggetti in esso contenuti si posizioneranno al di sotto degli altri oggetti, anche se disegnati successivamente. Come i gruppi, anche i layer possono avere delle nidificazioni. È utile infine ricordare che i layer come i gruppi consentono una veloce modalità per selezionare tutti gli oggetti in esso contenuti. Selezionando infatti un layer sarà possibile con la combinazione di tasti CTRL-A selezionare tutti gli oggetti presenti su quel layer. Allo stesso modo, selezionando un gruppo con il tasto CTRL-A si farà una selezione di tutti gli oggetti e solo gli oggetti presenti in quel gruppo.